Io sono Ariel. Mi chiamo Federica. Sto indossando una parrucca meravigliosa di capelli rossorame che probabilmente renderò un po' più rosso fuoco attraverso la color correction di questo video. Se ti piace, acquistarne uno uguale. Questo è un video in collaborazione con Everyday Wigs che mi ha gentilmente offerto la parrucca e grazie a coloro di voi che mi hanno dato l'idea di fare un piccolo roleplay dedicato alla sirenetta. Buon relax, mi raccomando, indossate. Guarda qui un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so. Se guardi intorno dirai: oh, che meraviglie! Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Ma lassù, cosa mai? Chi sarà? Guarda un po' quello che è una raccolta preziosa, lo so. Se guardi intorno dirai: che meraviglie! Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Ma lassù, cosa mai ci sarà? Sono riuscita a recuperare una riccia spiccia. Pare che gli umani utilizzino questi oggetti per pettinare i capelli. Puff. Lo sento tintinnare. Ho recuperato un soffio a bla bla. Non so usarlo. No, questo è interessante, ma anche un po' inquietante. Non so bene. Però
Questi sono i gusci di alcuni molluschi. Mostrandoci meglio. Non abbiano fatto del male a qualche mollusco. Credo sia impossibile. Gli umani non sono creature malvagie. Sono così affascinanti. Somiglia a una stella marina, ma non ha proprio la stessa forma. E poi c'è questo buffo pennacchio. Questo sembra la coda di una sirena. Forse Sire Stella. Credo che siano riusciti in qualche modo. Sembrerebbe proprio pelle di coda di sirena. È vero che una volta all'anno anche noi cambiamo la pelle e le squame. Forse una sirena si è spinta troppo in superficie e ha lasciato della sua coda. Ma forse non c'entra niente. Ma questo era in superficie. Ed era vicino a quella barca. Mio padre non deve sapere. Penserebbe subito le solite cose. Gli umani sono pericolosi. Ma io non ci credo. E un giorno anch'io farò parte.
Questa sembra proprio una scatola. Quasi di un cavalluccio marino. Chissà cosa è, a cosa serve. E da ultimo, un altro oggetto molto strano. Sembra quasi una medusa. Di romperlo, ma poi ho scoperto che pur spezzandolo in questa scatola. O forse anche lui è imprigionato. Forse è un essere misterioso appartenente alla strega del mare. Dovrei andare a farle visita. Quando accadrà, no, non lo so, ma del tuo mondo parte farò.